Apertura delle interviste al torneo di Monsterolo, migliore non si poteva immaginare. Siamo con Roberto Ranzani, conosciutissimo dirigente di calcio e primo ovviamente calciatore, un grande esperto di calcio, un grande conoscitore che purtroppo vive in una provincia dove il calcio è un po' in difficoltà. L'immagine è più evidente di questa situazione è la SPAL, che al di là dei grossi problemi societari è retrocessa in seconda divisione, uno smacco per la città. Penso di sì, cioè, guardando specialmente al passato è veramente uno smacco anche come è avvenuto, perché l'allenatore, i calciatori sul campo si sono salvati, anzi ha fatto un ottimo campionato, però la società, non pagando gli stipendi eccetera eccetera, è in corsa in una penalizzazione di 2-4 punti, 8 punti. E che purtroppo ha dovuto retrocedere. La cosa che ha fatto specie, ne parlavamo anche prima nell'intervallo della prima partita di apertura di questa edizione del torneo 2012, è che c'erano delle cordate che hanno provato a trattare. Purtroppo nessuno, nonostante Butelli abbia lamentato più volte di essere stato abbandonato a se stesso alla SPAL, nessuno ha avuto possibilità di parlare con Butelli e fare un'effettiva offerta per acquistare la SPAL. Guarda, Butelli dice delle bugie molto facilmente dimostrabili anche. Una sera eravamo negli uffici di Mazzoni, lui era in un ufficio e noi eravamo in un altro, la mia cordata. Purtroppo lui non ha voluto parlare con noi, il perché non lo so, anche perché eravamo pronti a sborsare certe cifre non indifferenti, il che avrebbero potuto dare una tranquillità, una maggior garanzia per il futuro della SPA. Però il signor Butelli non è venuto da noi. Io non lo so, il perché non lo so, chiedetelo a Arsène Labo. E purtroppo nessuno lo sa perché è in silenzio stampa, tuttora la squadra, anche i tesserati sono ancora in silenzio stampa nonostante la stagione sia purtroppo già finita e amaramente. E l'ultima battuta è sulla Giacomense, che ha ottenuto un'altra salvezza senza i play-out, con una struttura tutta ferrarese, perché comunque oltre al patron Mattioli c'è anche il direttore sportivo Massimiliano Menegatti di Lago Santo, con l'unico, un ex biancazzurro, Massimo Gadda al timone. Direi un grande risultato per questa società. Sì, veramente bisogna fare i complimenti, perché sia il presidente Mattioli, il DS Menegatti e l'allenatore Gadda hanno lavorato alla grande, hanno lavorato molto bene tenendo i conti in ordine, cosa molto importante al giorno d'oggi. Mentre la SPAL si sta giocando tutto quello che ha guadagnato in tanti anni quel grande presidente che era Paolo Mazza. Purtroppo è così. Ringraziamo Roberto Ranzani della disponibilità.